Let's go! Bentornati, ovetti, su Leggende Pokémon Arceus! Nello scorso episodio abbiamo scalato le pendici del Monte Corona e abbiamo ottenuto il Pokepassaggio di Snizzler, che ci consente di aggrapparci a delle rocce e di scalarle, ovviamente. E off-camera, mentre farmavo Gicocche, ho trovato uno Starly Shiny. E non stavo registrando. L'ho catturato, ovviamente, ma tutti quanti sanno che le catture di Pokémon Shiny, se sono fatte on camera, contano. Se sono fatte off camera, non contano per niente. Ed è per questo che ho deciso di provare a cercare un altro Pokémon Shiny. Ed è successo questo. Ok. Ok. Allora. È un Eevee Shiny. Sì, ok. Mi conviene salvare, giusto? Credo che salvando si conservano i Pokémon Shiny. Quindi, un attimo che salvo. Ok. Ok. Allora, piano. Non mi interessa questo. Dov'è? Eccolo, laggiù. Piano. Non andare via. Non scappare. Ok. Preso. Preso. Dai, yeah! Già, professor Laven, ho catturato ben 3 Pokémon, 3 Eevee. Uno di questi è Shiny. Quindi, date il benvenuto al rimpiazzo di Sylveon, che probabilmente tornerà ad essere un'altra volta Sylveon quando si evolverà. Però è importante perché adesso ho un Pokémon Shiny legit, preso registrando, nel team. Ed è per questo che adesso lo chiamerò... Non avevo visto che fosse femmina, è perfetto per un Sylveon! Ok, lo volevo chiamare Lucky, perché gli Eevee femmina sono rari. Mamma mia, che fortuna! Comunque oggi faremo richieste extra, ok? Perché è giunto il momento, di solito prima dei Pokémon regali, vado a fare richieste extra. E vi dico subito che non faremo quella di Manaphy. Il motivo è il seguente. Mi avete detto voi che la quest di Manaphy è abbastanza complessa e mi conviene farla quando ho molti più strumenti e Pokéball più buone. Accetto di gran lunga, è italiano, non lo so, il vostro consiglio. E cominciamo come prima cosa a, non lo so, parlare con il tizio che ci aveva chiesto lo Scyther qui all'isola Rosa Rugosa. Eccoci qui. Ho dovuto mettere Scyther e anche Kleavor, perché non sapevo quale Pokémon volesse, nella squadra, perché a quanto pare solamente per questa quest non contano i Pokémon del pascolo. Vabbè, voleva Scyther. Queste falci sono affilatissime. Finirò in un battibaleno. Ho catturato Scyther ieri, ricordate? Guardati intorno. Su quest'isola crescono delle bellissime rose rugose, come puoi vedere. Si chiama Isola Rosa Rugosa. E io mi sono ripromesso di coglierle tutte, nessuna esclusa. Finora l'ho fatto da solo, ma mi è venuto in mente che con l'aiuto di un Pokémon come Scyther sarebbe stato molto più semplice. Ma perché tagliarle tutte? Me l'ha chiesto mia moglie, ha detto che vuole vivere circondata dalle rose rugose. Quindi ho deciso di realizzare il suo sogno, cogliendo tutti i fiori di quest'isola, per poi donarglieli. Mi sa che hai frainteso? Eh? Cosa? Capisco, quindi intendevo un'altra cosa. Stavo per combinarla grossa. Non l'ho capita, gente. È una cosa che dovrei capire? Ti ringrazio. Se non fosse stato per te, avrei finito per far sparire tutti i fiori dall'isola. Raccoglierò qualche seme e proverò a coltivare le rose insieme a mia moglie. Grazie ancora. Ciao. Ripeto, non l'ho capita. Forse era per dire che vuole avere delle rose, ma non tutte le rose. E ci sono degli Aipom qui. Non abbiamo finito il Pokédex degli Aipom. Ah, vabbè, pazienza. Abbiamo un Eevee Shiny, quindi non mi interessa la cosa. Siamo sulla costa oltremare e dovrei aver completato la pagina di Machoke, quindi... Bonsi! Hai completato la pagina del Pokédex di Machoke? Forza, mostramela! Quindi gli piacciono le spighe. Ah, sì? Perché? Proteine? E pare che... e pare davvero che abbia dei muscoli possenti. Sono sempre più convinto che faccia il caso mio. Ragazzo, grazie a te ho fatto amicizia con Machoke. Pare che abbia apprezzato le polpette di spighe. Ha deciso di aiutarmi nel lavoro in cambio di altri piatti a base di spighe.
Sono stati i successi della squadra di ricerca a farmi pensare di chiedere aiuto a un Pokémon. Mi aspetto grandi cose da voi. E noi lo sappiamo, visto che in Rubino e Zaffiro i Machoke aiutano le persone con i traslochi, giusto? Ricordate? Adesso c'è questa richiesta qua giù, che suppongo, come ho già detto, sia una richiesta del pilotare, insomma, Basculigion per fare dei punti. Esatto, sì, è quel tizio. Allora, palloncini con Basculigion, giusto? Sicuramente. Scoppia palloni. No, ci ho già... Aspetta. Sali in groppa a un Pokémon e cerca di far scoppiare più palloni che puoi? Quindi non Basculigion, almeno 24. Proviamoci, dai. Scoppia palloni sulla costa. Abbiamo fatto l'altra volta lo scoppia palloni nella landa ossidiana, senza problemi. Proviamoci, dai. 40 palloncini e abbiamo 1 minuto e 20 secondi. L'altra volta ho fatto scoppiare tutti i palloncini, no problem. Qui forse avrò qualche problema, cerchiamo di stare attenti. Ok, devo usare entrambi allora, non solo Weirdir, ma anche Basculigion, vai! Allora, pronti? Saltiamo, e vai Basculigion, allora, sto tenendo premuto il pulsante B ovviamente, salta Basculigion. Mi raccomando, attenzione ai Pokémon selvatici, perché potrebbero trollare davvero un sacco. Vai così, Basculigion, ok. Finché sono questi palloncini, non dovrei avere problemi, ok. Vai così. La telecamera ogni tanto può trollare, quindi cerchiamo di stare attenti. Ok. Quello sta per scendere, ma devo saltare lo stesso. Ok. Siamo a 17. 1, 2. Scoppiato. Dai. Dai, dai, dai. Tonksi, bello, ce la puoi fare. Qua dobbiamo usare invece Weirdir, quindi vai Weirdir. Salto del Pokémon balzante. Ok, perché l'ho detto, non lo so neanche io. 1, 2. Nah, ne ho mancato uno, ok. Non importa. Ci sarà sicuramente un premio. Non importa, non importa. Ci sarà sicuramente un premio per prenderli tutti, ma ripeto, a noi non importa così tanto. L'importante è prenderne 27. Poi, se è necessario per completare la quest, faremo ovviamente i 40 palloncini, ma per adesso non importa. Magari proverò a farlo off camera. Intanto ci sono. Ok, ce l'avevo quasi fatta però. Allora vediamo, hai scoppiato 34 palloncini. Il giorno in cui riuscirai a scoppiarli tutti è vicino. Ti meriti questo premio speciale. 3 Wing Ball. Modo per farmare Wing Ball, it's possible. 24, ok, perfetto. Quindi non devo far scoppiare Ultra Ball tutti quanti i palloncini. Buon per noi. Probabilmente ci darà più Wing Ball se facciamo 40. Non importa, mi va più che bene. Mi dispiace davvero tanto, Maru, non ho ancora trovato un Misdreavus, ma ho finito la pagina di Magikarp. Hai messo Magikarp nel Pokédex? Dai, 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 racconta! Che bello, ora so tutto su Magikarp, sono la maestra più maestra di tutte le maestre. Però io so anche un'altra cosa su Magikarp, me l'ha detto Amelia, ora te lo dico. Allora, quella statua di Magikarp l'ha fatta Amelia. Ma però, lei è, per lei era meglio Gyarados? Beh, duh. Gyarados è forte, ha fascino e sa volare. Mi ha detto anche che Magikarp diventa grande e si trasforma in Gyarados. Dai, fai un sacco di ricerche anche su Gyarados. Non dirmi che devo cercare cose su Gyarados. Perché volendo lo posso fare, però ci metto un po' di tempo. No, sembra di no. Non è che si evolve adesso? I Pokémon regali del team bla bla bla, non si evolve Beautyberto, vero? No, ancora no. E ci sono un sacco di richieste da accettare qui. Quindi parlami a Omaru. Cerchio blu vuol dire il nome comunque. Chi mi tira fuori da questo impiccio? Non posso mica perdere la faccia davanti a Komatsu. Aspetta un po', tu fai parte della squadra di ricerca, no? Che fortuna, mi ci volevi proprio. C'è una faccenda su cui vorrei che indagassi. Ho in programma di andare con mio figlio alla spiaggia Origine. Il problema è che dicono che è infestata dai fantasmi e... mio figlio ne ha una FIFA blu. Quindi dico io, meglio risparmiarsi lo spavento e non andarci, no? Magari fosse così semplice. Del resto, uno deve pure imparare a scrollarsi la paura di dosso, no? Se no, è una continua pena. Per mio figlio, intendo. Sicuramente per tuo figlio. Perciò mi sono detto, proviamo a studiarli un po', sti fantasmi. Metti mai che mi passi la paura. Quindi devo completare la pagina del Pokédex di Gastly, che credo... di aver già completato? No, non l'ho ancora finita.
Non è un problema però. Adesso, oh boy, c'è qualcosa da fare nel podere. Benissimo, perché così possiamo andare avanti e suppongo ampliarlo ancora di più. Giusto? Ehi là, ricercatore, allora, cosa vuoi? Perché molto in fretta, non dà informazioni extra, non è una side quest importante. Devo darti un Pokémon che conosce Spaccaroccia. Abbiamo un Pokémon che conosce Spaccaroccia? Abbiamo Rhydon che conosce Spaccaroccia, qualcun altro? Hai lavori forzati? No, no, povero Machop. Oh no, ho davvero detto povero Machop? Assolutamente no, ti meriti di lavorare nei campi. Anche perché sei un Pokémon che lavora di queste cose, quindi. Lasciamo perdere, gente. Finito. Bel campo. Guarda un po', grazie al vostro aiuto avremo un raccolto eccezionale. Ma domanda, vuol dire che avremo più oggetti dal tizio Napa, si chiama se non sbaglio? Oppure abbiamo più cose da creare? Perché non l'ho capita come cosa. Vediamo un po', Napa, giusto? Napo, ho sbagliato. Posso coltivare qualcosa? Vediamo un po'. Sì, delle mente. Non ho soldi però. 10.000, ok. Abbiamo una pipita, però non adesso, ok? Lo farò off camera. In questa casa c'è una quest chiamata Le evoluzioni di Eevee. E ha molto senso la cosa, per ovvie ragioni. Ma dov'è finito? Ah, ma dov'è finito? Dove si è cacciato? Ascoltami, giovane ricercatore. L'Eevee con cui ho risaldato l'amicizia grazie al Muffin Giubilo è sparito. Volevo giusto chiedere consiglio sulla sua evoluzione, ma... Niente Eevee, niente evoluzione. Ti prego, ritrova il mio Eevee. Non so proprio dove si possa essere cacciato, ma... Ora che ci penso, quei tizi che lavorano in sede stavano parlando proprio di un Eevee. Devo trovare l'Eevee scomparso e devo parlare in sede. Ovviamente sede galassia. È anche un buon momento per esplorare per bene questo posto perché non l'ho mai fatto. Quindi probabilmente vedrò una nuvoletta di testo sopra le persone che hanno qualcosa da dire su Eevee. Ma, ora che ci sto, altri incarichi qui. La danza dei Clefairy e un Nospas per i dispersi. Abbiamo trovato entrambi ieri, quindi sto a posto, accetto entrambe le richieste, ma le faremo più tardi. Umbreon. Ok. Eevee? Ma no, devo aver preso un abbaglio. Questo non è il mio Eevee. Ma dove sarà finito? Mi sa che è proprio il tuo Eevee. Un momento, un attimo, un secondo. C'è qualcosa in questo Pokémon che mi ricorda il mio Eevee. Un vago sentore, un non so che. No, no, impossibile. Sarà solo una mia impressione. Eppure, eppure. Povero. Oh, si direbbe proprio che questo piccoletto abbia fame. Giovane ricercatore, potresti preparare un Muffin Giubilo per sfamare questo tesoruccio? Forse vedendolo con le guanciotte piene potrò spiegarmi l'affinità che avverto per lui. Tizio, è il tuo Eevee, si è evoluto per l'affetto. Vabbè, vado a craftare. Ho portato il muffin. Allora, che ne dici? Vuoi dare il Muffin Giubilo a questo Pokémon? Ovviamente. Oh, ma quelle guanciotte piene mi paiono? Sì, ok. Tale e quali a quelle del mio Eevee. Possibile che sia proprio lui? Wow, quanto mi sei mancato! Mio adorato Eevee! Sapete, forse anche un Umbreon non sarebbe male. Ah, dannazione! Ora sono turbato dall'idea di far evolvere il mio Eevee Shiny in qualche altra evoluzione di Eevee Shiny. Sicuramente non Flareon, però non importa, né Jolteon se è per questo. Comunque sì, gli Eevee si possono ovviamente evolvere anche senza pietre. Avevo persino preparato delle pietre evolutive per il mio Eevee. Ma ormai direi che non mi servono più. Vorrei regalartene una, quale preferisci? Ok, allora, quale ci dai? Pietra idrica, pietra focaia e pietra tuono. Non è una cattiva scelta e vi dà una pietra extra. Ve lo dico subito, tra i tre, probabilmente il più versatile è proprio Vaporeon, perché è un tipo acqua. Però se volete anche Flareon e Jolteon sono carini. Ovviamente se avete già un Pokémon fuoco evitate Flareon. Idem per se avete già un Pokémon elettrico evitate Jolteon. In questa generazione Flareon impara mosse decenti. Jolteon è veloce, impara palla ombra. Direi che però Vaporeon è il migliore tra questi tre almeno. Quindi io vi consiglio lui. Alla fine però pietra tuono, tanto abbiamo comunque tutte e tre le pietre. Non ho bisogno di altri oggetti del genere. Ah, però in effetti Umbreon pure potrebbe... Allora,
Sono estremamente indeciso. Ditemi voi in che Pokémon dovrei far evolvere il mio Eevee. Io sono più portato per Sylveon, però. Siamo alle pendici del Monte Corona e qui c'è Kai che vuole un Nosepass. Ah, eccoti. Stavo giusto aspettando che qualcuno della squadra di ricerca si facesse vivo. Devi sapere che sono andata fino alla grotta labirinto per cercare dei materiali per creare un nuovo strumento. Ma non sono entrata per paura di non uscirne più. Sai, ho un pessimo senso dell'orientamento. Ma poi mi è tornato in mente quel proverbio che si dice: un medico per il malato, un Nosepass per il disperso. Ah sì? Nosepass è un Pokémon che punta sempre nella stessa direzione, quindi nel mio paese nativo ci si affida a lui quando si smarisce la via. Sei di Hoenn? Non che io ne abbia mai visto uno, in realtà. E noi ne abbiamo uno nel nostro box, anzi, nel nostro pascolo. Quindi, Kae? Kae? Dove? È andata qua giù? Ok, arrivo subito. Dentro la grotta labirinto. Fortunatamente è molto vicina all'entrata. Almeno credo. Eccoti qua. Vuoi cedermi il tuo Nosepass? Ne abbiamo due, quindi tieni quello più debole. Ossia, questo. Sì. Quindi questo è un Nosepass. Questo nasone indica sempre la stessa direzione, eh? Ora sta puntando di là. Quindi l'uscita deve essere di qua. Un medico per il malato, un Nosepass per il disperso. Avrei dovuto ricordarmene prima. Grazie mille, davvero. Sono lieta di avere finalmente un Nosepass nella mia vita. Ora potrò attraversare la grotta labirinto senza perdermi. Un Nosepass per i dispersi. Augite nera. Quindi questo è il modo per prenderne una. Se non volete mandare KO un Graveler. Tanto per. C'è qualcosa oltre questa roccia? O l'hanno messa solamente per i pezzi di ferro? L'hanno messa soprattutto per i pezzi di ferro, ma non solo. Anche perché quella è una lettera L, giusto? Importa poco in realtà, perché prenderò tutti quanti gli unknown in un solo video. Blocco di torba. Sto usando Ursaluna per cercare Mio. E ho trovato già un altro tesoro, ma non avevo mai visto questo blocco di torba. Cosa sarebbe? Agglomerato di una sostanza fangosa a base di carbone. Se essiccato può essere impiegato come carburante. Piace a un Pokémon in particolare. Serve per far evolvere qualcuno. Quindi, non so chi, ma ora suppongo non importi. Oh oh, finalmente si è illuminato. Ok, allora, blu. È in questa direzione, ok, dove ho trovato il polpo gigante shiny. Shiny, come no, grande. Sì, sono gigantesco. Cosa ho detto? Non lo so. Comunque, alfa, non shiny. Sei tu... Floris. Ehi, tu, ti consiglio di non fare un altro passo. Ah, mai abbassare la guardia quando sei in esplorazione. Ora dovrei vedertela con me. La fortuna ti ha abbandonato. Hai incontrato Floris, la maggiore delle tre sorelle brigantesse. Ok. Quindi devo affrontare un'altra volta Floris. Perché? Vabbè, Rhydon, che ho mandato in campo. Escargoo, vai pure. Dovrebbe farcela con Hydropulsar. Sì, dovrebbe farcela più che bene, aggiungerei. Andiamo con tecnica normale, però. Escargoo, Hydropulsar! Ok, oh no! Dovevo farlo... Dovevo farlo un po' più potente. Non abbassarmi la... Va bene, è colpa mia. Userà Gengar dopo, un'altra volta, quindi rimandiamo in campo l'Ares. E usiamo una mossa buio anche noi, ma rapida stavolta. Sperando che il suo Gengar non abbia fulmine o simili. Morso dovrebbe andare più che bene, vai così. Tecnica rapida. Morso. Allora, parlando di Gyarados nel frattempo che lottiamo. In effetti abbiamo Escargoo come Pokémon che può usare mosse acqua. Quindi non saprei. Ipnosi un'altra volta, la stessa cosa dell'altra volta. Di ieri, giusto? Non mi ricordo, l'altro ieri forse? Oddio, mi sono perso. Quando abbiamo fatto Arcanine? Non lo so. Intanto, tecnica potente. Sgranocchio! Cadici! Lo mando KO almeno. Sì, sono tanti bei punti esperienza per Eevee almeno, dai. Fine lotta. Ti ho preso alla leggera. Dai, livello 21. Mossa padroneggiata. Ah, vero, se lo voglio Sylveon, devo tenere una mossa folletto su Eevee, giusto? Sei un osso duro tu, eh?
Non montarti la testa, era solo una prova. La prossima volta preparati ad annaspare. Ok. Oh! Sono Dindi. Quindi aspetta. Mi ha visto Markrow? Non era... Eh? Quindi? È lei, no? Sta per apparire una distorsione... Intanto Mio, ti ho trovata. Bene, faremo una distorsione oggi. Tonks, sei venuto a cercarmi? Mi sono imbattuto in un matchup che mi ha lasciato... Eh? L'odio dei matchup aumenta sempre di più, facendomi finire in mezzo al mare. Purtroppo non ce la faccio a nuotare fino a riva, e così sono rimasta bloccata qui. Ti prego, aiutami. Ok. Grazie mille, Tonks. Se vieni al villaggio, ti ringrazierò come si deve. Certo che quel basculigione è proprio una forza. Quando l'ho visto sfrecciare nell'acqua portandoti in groppa, sono rimasta incantata. Sì, sì. Scialla cara, ma prima la distorsione. Che vi dico subito che ho tagliato. Perché? Perché è la stessa identica distorsione temporale che ho incontrato off camera tempo fa. Non c'erano né Pokémon nuovi, né strumenti nuovi, tra virgolette strumenti nuovi. Quindi, perché non parlare un po' del fatto che oggi è San Valentino? E quale miglior modo per festeggiare la festa degli innamorati se non con il regalare un pacchetto del gioco di carte collezionabili Pokémon scontato sul Federic Store? Vi ricordo che gli sconti che sono attualmente in atto, insomma, sul Federic Store scadranno domani, quindi affrettatevi gente! E soprattutto se siete single come me, potete spacchettare piangendo nella speranza di trovare una carta rara da poi regalare a qualcuno che... non lo so gente, usare il codice sconto Tonks per il 5% di sconto, sono solo, yay, gioia! Riris. Se, me l'hai fatta. Perché sto trovando le tre brigantesse in giro per la mappa? Devo lottare, vero? Se, ok, devo lottare. Perché? Cioè, va bene, eh? Non mi ritiro da una battaglia, anche perché hai solamente a Bombasnow, quindi... Quindi la batteria del controller è quasi scarica, no? Però abbiamo Heracross e quindi ti spazzo via. Non me ne capacito. Come diamine ho fatto a perdere? Design di gioco. Intanto livello 48 per Flegetonte. E 24 per Eevee. Non mi dire. Ho perso di nuovo. Sì, cara, sì. Già mi immagino quelli del Team Galassia che blaterano di quanto il tuo aiuto sia importante per le loro e bla bla e bleh. Che siano... eventi che ci danno sempre strumenti? Sì, mi sa che è un modo per fare soldi. E io non dico mai di no a questo... Non ti azzardare a vedermi, voglio tornare al campo base. Dunque, Mio è tornata, e quindi cruccio. Ricompensa. Mio è tornata a casa sana e salva. Grazie, grazie mille. Hai nuovamente confermato la tua fama? Sapevo che non mi avresti deluso. E Ursaluna non è da meno, riesce a seguire gli odori persino oltre mari e fiumi. Se un giorno riuscissi a legare con i Pokémon, mi piacerebbe farmi un amico uno bravo a trovare le cose come Ursaluna. Perfetto. Pezzo stella. Shunpei, la danza dei Clefairy. Da dove vengo io? I Clefairy danzano nelle notti di luna piena. Canto? Monteluna? Ho sentito dire che anche qui ai suoi si possono trovare questi Pokémon, e mi stavo chiedendo se fossero soliti danzare allo stesso modo. Potresti scoprire per me se i Clefairy bla bla bla, abbiamo già ottenuto un Clefairy? Però devo andare alla Fonte Folletto. Ok. Pensavo fosse una consegna di Pokémon, a quanto pare no. Devo complicarmi un po' la vita. Andiamo alla Fonte Folletto. Oh no, mi giro un secondo! E si è persa Mio un'altra volta. Sì, vediamo se indovino. Esatto, alle pendici corona. Figurati, figurati. Yay. Nice. Oh. Ok, mi hanno salvato la vita, a quanto pare Mio è proprio qua. Mi sono teletrasportato alla base e l'ho tipo subito trovata. Credo sia qui da qualche parte. Dietro qualcosa. Ah, ecco qua, ecco qua, perfetto, perfetto, perfetto. Aia, dolore. Tonks, sapevo che saresti venuto a cercarmi. Una raffica di Honchkrow mi ha fatto rotolare fino a qui e sono rimasta bloccata. Non riesco né a salire né a scendere. Non riesco né a scendere né a salire. Ok,
Vago sospetto che il prompt per andare avanti nella quest di Mio sia avere i Pokémon che scalano, che vanno nell'acqua, eccetera, eccetera. Ok, Mio, ti prego, torna alla base, non perderti più. Esatto, Snizzler, fossi un Pokémon furbo e perfido e invece è stato così gentile a riportarmi su. L'ho rivalutato. Oh, non perderti più, intanto devo andare alla Fonte Folletto, suppongo di notte. Sliggoo? C'è uno Sliggoo qua? Non capisco perché, ma c'è uno Sliggoo qua. Quindi, hey, tanto perché posso lancio. Magari lo catturo, tanto per averne uno in più. Preso? No, non l'ho preso, non importa. Il mio obiettivo è la Fonte Folletto. Oh miei dei, ecco perché c'era Sliggoo qui. Ecco perché c'era Sliggoo qui. C'è un Goodra Alpha di Sui poi, quindi manca a dire. Ok, quindi è catturabile? Cioè sì, per forza è catturabile, ma dovrei provare a catturarlo? Cos'era quello? Non importa. Ci provo? Ci provo, vai. Ok, voglio sapere anche solo il livello di questo Goodra. No, mi sembra che sia leggermente forte questo Goodra di livello 7. Gente, io vado via! Domanda, devo solamente raggiungere questa zona? Oppure c'è qualche altra cosa da fare? Badiu, ciao, come va? Probabilmente devo solo raggiungere la zona e succederà qualcosa. Giusto? Vediamo un po'. Esamina. Ah, deve esserci la luna piena. Oh mio Dio, ok. La vedete quella? Quella è la luna, ovviamente. Deve essere luna piena. E siamo al primo quarto di luna. Ed è per questo che non andremo avanti oggi con la quest di Clefairy. Mi dispiace davvero un sacco. Bisogna riposarsi ogni volta a un campo base per far procedere, insomma, le fasi lunari. Ma non ci penso minimamente a fare tutto un ciclo lunare, che se non sbaglio dura quanto? 15? 20 giorni nella vita reale, quindi vuol dire 15 reset? No, grazie. Assolutamente no. Faremo quella quest più tardi. Però, come ultima cosa, prima di andare avanti, e per andare avanti intendo finire l'episodio, segniamo un secondo, ecco qua, questo cursore, così evito questa zona, e andiamo in quest'altra zona del Monte Curon, e anche questa, perché così almeno esploriamo almeno un po' di cose. E poi torneremo al campo base per, non lo so, salutare un attimo Mio. Forse mi sto avvicinando un po' troppo all'arena. Quello è Miss Majus. E quello è un Miss Drivus. Fatti catturare per favore, ho bisogno di te per Maru. Quindi siamo qui, vicino a un cimitero, aggiungerei ovviamente, per prendere Miss Drivus. E già che ci sto, anche solo per sfizio, vediamo se riesco a prendere Miss Majus. Però prima di tutto lanciamo la bacca. Deve girarsi e non arrabbiarsi. Tecnicamente mi dà le spalle e infatti mi ha dato le spalle. Fammi catturare Miss Majus. Dai, è così. Oh, 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 oh. Livello 61. Benissimo, gente, benissimo. Non voglio assolutamente usarlo per ora. Andiamo adesso nella Scarpata Scalande. Ok? E fine qui, ma non andremo oltre questa zona, perché mi sa che questa zona dovrà essere riservata ad un'altra cosa. Cingling, cinglingling, cinglinglingling. Catturato, mamma mia, al 55. Oh! Beh, questa zona sembra molto particolare. Tempio dei Memordei. Ok, e ho anche visto un Gligar, in effetti, che non sarebbe male come Pokémon. Magari non per il nostro team, ma vi ricordo che Gliscor è altamente buono come Pokémon. Quindi tentare di catturare un Gligar non è una cosa così negativa, insomma. Anzi, ve lo consiglio. Ma se esce non importa. Ok, va bene, ti ignoro. Non voglio affrontare Pokémon, se state notando, normalmente. Casse? Ok, vai, Eevee Shiny! Rompi la cassa e dammi una pepita. Oh oh. Ci sono cose molto belle qui al Tempio Memordei. Ultra Ball, Mega Ball, Palla Orba. Cose molto buone. Sudowoodo, ok. Adesso ignorerò un po' le cose, o meglio i Pokémon, perché ci sono due statue qui.
Già, sì, chissà di che Pokémon sono. Mi sa che non ci riguardano per il momento. Ah, Sommosinno ci possa salvare. Allora, vediamo un po'. Mi dici di andare di qua. O meglio, il mio cuore mi dice di andare di qua. Perché non siamo ancora... Perché non siamo ancora stati qui. Ed ecco perché non siamo ancora stati qui. Perché c'è un Gible Alpha. Gible, come no, è un Gabite. Quello è un Gible però. Quindi, miei cari, se volete uno dei Pokémon più forti di quarta gen, prego. Ci sono dei Pokémon ottimi qui. Quel Gible come ha fatto a vedermi a quella distanza? Lo sa solamente lui. Mi vuole per caso affrontare? No, non mi vuole affrontare. Allora, io ne approfitto e provo a lanciare una Pokéball. Dai, è così. Perché Gible, gente, sapete già tutto quanto sui Gible, suppongo. Esatto. Questo è di livello 20. Ma ho il vago sospetto che catturare un... Gabite... Come fa a vedermi così in fretta? Che un Gabite Alpha possa essere anche meglio. Livello 56. Ah, ok, mi appare la X da subito. Quindi vuol dire che non si può proprio catturare? No, ok, ciao. Ci sono altri Gible però, quindi se volete davvero un Gible, prego, perché sono ottimi Pokémon. Mi sa che siamo anche arrivati al punto che volevo esplorare. Se riesco a non cadere di sotto, per favore. Allora, volevo... Cos'è quello? È un Graveler, ok. Volevo andare qua, anche solamente per vedere un po' la zona. Magari c'era un Pokémon raro, magari non c'era nessuno, ma... Tanto per... Non l'ho più catturato quel Gligar, vero? Aia. Cioè, no, aia per niente. Vediamo se riesco a catturare questo di Gligar. Esatto, statti fermo. Ok, con la Ultra Ball mi sa che ce la faccio. Spero. Dai, 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 dai. Ehe, ok. Adesso posso tornare alla base. Manca davvero poco. Facciamo che prima del prossimo episodio farò un aumento di rango. Perché sono andato... Ah, giusto, giusto. Devo parlare adesso con il tizio... Fratello di mio. E già che ci sto, portare a Maru il Pokémon Misdreavus, che si trova qua. Tutti hanno paura di Misdreavus perché dicono che piange di notte. Ma osservarlo da vicino ha il suo fascino. Guardalo come flutto ondeggiando nell'aria, con la chioma ondulata. Che sogno. Ah, mi è venuta un'illuminazione. Vedremo i capelli aggiornati. O meglio, li vedrò io più tardi, off camera. E poi magari ne sceglierò uno nuovo, se mi interessano. Allora, parliamo con il fratello di mio e interrompiamo l'episodio. Abbiamo fatto tante cose oggi. Eccoci qui, mi parli, signor Cruccio. Wow, per te niente è impossibile da trovare. Ancora una volta, grazie di cuore, il tuo talento è innegabile. A proposito, mio mi ha detto che sei diventato il suo mentore. Skippando il testo mi sa che non l'ho letta la cosa, ma non importa. Devo ammettere che questo mi rassicura. So che mia sorella è un po' sbadata, ma porta pazienza. Yay, nice. Pezzo stella. Grazie mille delle ricompense. Non abbiamo altre richieste, vero? No, non importa. Facciamo che come ultimissima cosa controlliamo le nuove capigliature e poi seriamente basta. Non ho neanche accettato una richiesta notturna oggi. E ho fatto comunque un sacco. Cambiamo look. E voilà, stiamo una favola. Se non fosse che i capelli clippano nei nostri occhiali, mi sa che dovrò toglierli. Allora, io adesso vi saluto. Come ultimissima cosa prima di salutarvi però, voglio cambiare ora del giorno. Solamente per controllare quante richieste notturne non ho preso oggi. Quindi, riposiamoci giusto un attimo, riposiamoci fino a notte fonda, perché sicuramente ci sono richieste la notte fonda qui al villaggio. E poi basta così. Ah, poi, già che ci stiamo, suggerite un'evoluzione per Eevee. Perché Sylveon sembra la più pratica, ma forse qualche altra evoluzione di Eevee potrebbe fare comodo. E no, non ci sono richieste notturne, che bellezze. Ok, see you next time.